finisce 2-2 tra Vigor Acqua Pendente e Montefiascone, il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Rammarico in casa Vigor per l'approccio, per la propositività, per il gioco dove ha dimostrato che avrebbe meritato la vittoria. A questi anni pimpanti nei primi 13 minuti, due volte Guidotti, poi Zammarchi e Valentini sfiorano la rete del vantaggio. Il risultato ottenuto al Vitali consentirà invece al Montefiascone di gestire la gara di ritorno. Per loro due risultati a disposizione, la vittoria ed ogni tipo di pareggio inferiore al 2-2. Il pubblico a Corso ha potuto assistere ad una partita sicuramente divertente, ha sottolineato Stefano Del Canuto. Da parte nostra abbiamo messo il giusto spirito, visto soprattutto che abbiamo utilizzato un ampio turnover, facendo esordire anche un categoria 98 che milita stabilmente nel campionato regionale di settore giovanissimi che svolge la nostra società. Credo che onestamente alla fine avremmo meritato di conquistare l'intera posta in palio. Il risultato finale costringerà la Vigor a fare una partita d'attacco in trasferta, risultati utili, la vittoria ad ogni tipo di pareggio superiore al 2-2. Siamo stati poco cattivi calcisticamente sia in difesa che in attacco, ha sottolineato invece il tecnico Riccardo Fatone. Ci siamo fatti sorprendere nel primo tempo, nelle prime due uniche occasioni create dagli ospiti e nell'arco dei 90 minuti siamo stati poco precisi in fase di finalizzazione. Nel dettaglio, ecco il quadro del prossimo turno nel campionato di eccellenza laziale. Almas Roma Football Club, Crecas Civitavecchia, Fregene Montecelio, Ladispoli Grifone Monteverde, Monterotondo Fontenuova, Real Monterosi Montefiascone, Trastevere e Santa Maria delle Mole, Vigor Acqua Pendente Città di Fiumicino, Villanova, Nuova Sorianese. E al Palamalek la Stella Azzurra Viterbo trova la forza, ricava energie e si sente sicura. In questo modo costruisce il primo successo in campionato in DNB dopo lo stop del debutto in Montegranaro. È una vittoria che a modo suo è storica, una vittoria in Serie B mancava infatti da 13 anni dall'ultima partecipazione al campionato cadetto. A cadere sotto i colpi della Stella Azzurra la Virtus Fondi, ottimo gruppo che ha giocato una buona pallacanestro dimostrando che questo torneo è molto più competitivo dei precedenti, basta una piccola distrazione e il divario diventa insormontabile. Quando si innalza la qualità bisogna essere pronti, la Stella Azzurra ha risposto presente, il successo non fa una grinza e lo testimonia il finale riportato sul tabellone 77-68. Ecco i risultati della seconda giornata nel girone di NB. Luis Roma Rieti 84-89, Cassino Montegranaro 70-73, Stella Azzurra Roma Porto Sant'Elpidio 61-73, Eurobasket Roma Giulianova 69-66, Rimini Cagliari 84-66, Stella Azzurra Viterbo Virtus Fondi 77-68, Senigallia Palestrina 57-64. In classifica Montegranaro Palestrina Eurobasket 4 punti, Giulianova Cassino Rimini Fondi, Senigallia Porto Sant'Elpidio e Stella Azzurra Viterbo 2, Luis Cagliari Cagliari, Luis Roma, Cagliari, Stella Azzurra Roma con 0. La Ciprino Orvieto fallisce il secondo assalto consecutivo alla prima vittoria in Serie 1 femminile e cede sul campo della neopromossa Trieste. Se nella prima giornata la sconfitta contro Ragusa era attendibile, questa volta lo stop è doloroso perché è giunta ad opera di una concorrente diretta per la lotta alla permanenza nel massimo torneo in rosa. Peraltro le biancoazzurre hanno subito la verve delle friulane, trascinate al successo dalla coppia di straniere Vide e Cosby, 37 punti in due. Determinante ai fini del successo triestino anche la presenza sotto canestro di Nicolodi ed Harris, capaci di strappare la bellezza di 24 rimbalzi complessivi. Sul fronte orvietano non è bastata una grande prova di Renata Brezinova per espugnare il terreno friulano, i 24 punti e 6 rimbalzi della straniera non sono stati sufficienti, tenuto conto della serata non propizia al tiro dalla squadra, 39% da 2, 34% da 3, con particolare riferimento alle due statunitensi Crafton e Bull Calder, 10 punti appena in 2. Solo nel primo quarto c'è stata partita vera, con le squadre sostanzialmente appaiate nel punteggio 20-17, ma con una leggera supremazia triestina. Nella seconda frazione lo strappo della formazione di Giuliani per il più 14 al riposo, cambiano poco le cose dopo l'intervallo, Trieste è brava a gestire mentre la Ciprini spreca troppo, qualche buona giocata di Gaglio e Baldelli consente di sperare nel miracolo ma non è così, la ginnastica chiude con autorità mentre Orvieto torna a casa ancora a mani vuote.
Nella sconfitta in casa Ceprini ha lasciato strascichi. Tony Valentinetti ha comunicato infatti all'indomani alla società la propria volontà di dimettersi dall'incarico di allenatore. La dirigenza della società orvietana ha preso atto della volontà del tecnico ed ha accettato le dimissioni ringraziandolo per il lavoro sin qui fatto. La cestistica Orvieto ha altresì deciso ora di affidare la conduzione tecnica alla prima squadra al signor Massimo Romano, già primo assistente, che ha accettato e già diretto il primo allenamento. Nel dettaglio ecco i risultati dell'ultimo turno. Dia 1, Lucca Schio 35-65, Triestina Ceprini Orvieto 7-9-6-6, Umana Venezia San Martino di Lupari 5-9-6-9, Ragusa Parma 7-7-4-3, La Spezia Umberti 5-6-7-8, di Napoli Cagliari 55-63, Vigarano Battipaglia 86-98. In classifica tre formazioni sono a punteggio pieno, sono Ragusa, Schio ed Umbertide con due punti, Napoli, San Martino di Lupari, La Spezia, Cagliari, Venezia, Battipaglia, Triestina e Lucca con 0, Vigarano, Orvieto e Parma. Nel prossimo turno, questo è il dettaglio, Cuscagliari, La Spezia, esordio casalingo per la formazione orvietana della Ceprini in casa contro Lucca, ore 18 al Palaporano, Battipaglia, Ragusa, Lavezzini, Parma, Vigarano, San Martino di Lupari, Napoli, Schio, Triestina, Umbertide, Venezia. Si conclude a Grotta a Mare la stagione della marcia nazionale con la disputa della terza ed ultima prova dei campionati di società. Nelle due precedenti prove di marzo a Loco Rotondo sui 20 km su strada e maggio a Mister Bianco a 10 km in pista, le tre juniores dell'Alto Lazio, Gina Pascal, Flavia Facchinetti e Maria Vagnoni, si sono quasi garantite il titolo a squadre che, salvo calamità naturali, non dovrebbe sfuggire alle viterbesi. L'Alto Lazio, dopo le prime due prove, guida la classifica provvisoria juniores femminile con 263 punti sull'Atletica Brescia con 190 e sulle romane dell'Ax Italia Atletica. La società viterbese è anche sesta nella combinata femminile allieve juniores assolute su 24 squadre. Capitana della squadra viterbese Gina Pascal, sicuramente la più continua e motivata sia negli allenamenti ed anche nei risultati che le hanno consentito quest'anno un bel salto di qualità e posizioni di rilievo nelle classifiche nazionali di categoria. A completare la squadra Flavia Facchinetti e Maria Vagnoni, capaci di dare il loro apporto fondamentale anche in prove veramente impegnative come nel caso della 20 km che la federazione dovrebbe sicuramente rivedere, magari portandola ai 15 km, consentendo alle giovanissime di poter maturare tecnicamente ed agonisticamente con più serenità. Accompagnatore della rappresentativa, il vicepresidente della società Fabrizio Maiolati, che non si farà scappare questa ghiotta occasione per essere presente all'importante evento nazionale che potrebbe portare il miglior risultato a squadre mai conseguito dalla nascita dell'Alto Lazio 1996 e forse anche dell'Atletica Viterbese di sempre. Si conclude con l'argento mondiale il bottino di questa fantastica stagione agonistica della coppia di pattinaggio artistico categoria senior, formata dalla giovanissima atleta viterbese Vico Federica e dal suo partner Andrea Laurenzi, entrambi tesserati e portacolori dello Skating Club Anguillara. Il campionato del mondo andato in scena a Reus in Spagna, splendida cittadina della Catalogna, ha consacrato le doti e le potenzialità di questa coppia di atleti che, dopo una gara esemplare eseguita con grinta e determinazione, conquistano il meritatissimo titolo di vice campioni del mondo. Il palmarès dell'anno agonistico 2014 si conclude quindi con 4 podi consecutivi in altrettante competizioni così riassunte: bronzo al trofeo internazionale Barbieri, argento ai campionati italiani assoluti, oro ai campionati europei ed argento ai campionati del mondo. Tantissima la soddisfazione negli ambienti dello Skating Club Anguillara, sintetizzate dalle parole del presidente Marco Spinaci, che commenta così: sono orgoglioso dei nostri ragazzi e felice di aver assistito di persona ad una gara così bella nella quale Andrea e Federica hanno dimostrato tutto il loro valore, i principi e la grinta che li contraddistinguono, ripagando il lavoro e gli sforzi fatti da loro, dalla nostra grandissima allenatrice Valeria Fabiani e dalla società tutta. Ci tengo a ringraziare a nome della società tutto il team che è stato dietro alla coppia Laurenzi Vico, e cioè il tecnico della nazionale Maria Rita Zenobi, Giuseppe Arena per la direzione artistica, Natalia Titova per il ballo, nonché tutti i supporter al seguito dei ragazzi
a Reus e gli sponsor che hanno contribuito a rendere possibile questo grande risultato. Un ringraziamento finale va allo staff della Nazionale Italiana che ha accolto e accompagnato i ragazzi in questa trasferta ed in particolare alla coordinatrice Sara Locandro. Per l'appuntamento finale, il campionato italiano velocità montagna si è arrampicato sulle Alpi bellunesi tra i boschi e i torrenti che sovrastano la località bellunese, sede della rinomata ed apprezzata birreria Pedavena. Alla 32esima Pedavena Croce Daune si è concluso all'insegna delle sorprese e dei colpi di scena il campionato italiano velocità montagna, di cui la competizione bellunese, organizzata dal competente ed appassionato staff degli Amici della Pedavena, è stato l'atto conclusivo. Un evento sportivo che sa coniugare perfettamente sport, natura, bellezza dei luoghi ed enogastronomia. Sui 7.785 metri del guidato tracciato veneto ha vinto Paride Macario. Il 26enne bresciano alla sua settima gara e la sua seconda sulla Lola DF 3000 spinta dal motore Jude e curata dalle team CMS con cui ha siglato il miglior tempo di 3.45.64 in gara 2. Per Macario il primo successo nella breve ma intensa carriera è arrivato all'esordio a Pedavena, gara che il giovane driver ha affrontato con grinta e determinazione, confermando l'immediato feeling con la monoposto. Mancato il duello annunciato in prova con il sardo della CST Sport Omar Magliona su Osella PA21S Evo, il neocampione italiano di gruppo CN è stato tradito da un testa coda pressoché sotto la bandiera scacchi di gara 1, si è consolato con il secondo tempo in gara 2 con cui ha rimontato fino all'undicesimo posto nella generale. Anche se l'imperfezione non è riuscita certo ad adombrare minimamente l'ottima stagione che ha portato il sassarese al suo quinto titolo. Secondo sul podio un altro giovane esordiente, il veronese Enrico Zandonà su Reynard, con motore motociclistico Hayabusa da 1400cc alla sua seconda salita e per la prima volta a Pedavena. Terza piazza per Gino Pedrotti su Tatus F-Master, il trentino di V Motorsport, neo vincitore della Coppa di classe 2000 del gruppo E2M, ha completato con l'esaltante risultato una soddisfacente stagione. Piero Napi su Ferrari 550 Maranello è campione italiano gruppo E1 con uno straordinario sesto posto assoluto e vittoria di categoria del gentleman partenopeo al fiere della scuderia Vesuvio, che ha conquistato il successo solo all'ultima gara in un gruppo come sempre appassionante e combattuto. Mancato il testa a testa con il bolognese Fulvio Giuliani, attardato da un problema elettronico alla Lancia Delta Evo, per il quale ha rischiato il ritiro e ha chiuso solo al quarto posto nella generale, ma pur sempre secondo nel combattuto tricolore di gruppo.
Ivan Pezzolla è campione italiano gruppo Racing Start RSTB. Il pugliese della scuderia Vesuvio ha vinto l'interminabile e appassionante duello con il corregionale della Fasano Corse Oronzo Montanaro. I due si sono caparbiamente battuti sulle Mini Cooper S, curata dalla Catapano Corse, quella del giovane neocampione che non ha mai mollato ed ha sempre dato il massimo anche alla sua prima volta a pedavena, dalla DPAC Racing, quella dell'altro esperto fasanese, che ha vinto gara 1 ma è stato rallentato da una noia elettronica che lo ha privato del secondo posto in gara 2, minimo indispensabile alla conquista del titolo. Soddisfazione anche per il trentino Diego De Gasperi, giunto a ridosso del podio con la Radical Pro Sport, con cui il bravo driver ha disputato l'unica gara che aveva già corso con la biposto, per cui ha potuto contare sui dati già in suo possesso, come affermato dall'esperto driver. Quinta posizione per un'altra sorpresa che si è rivelata a pedavena, il 24enne kartista bresciano Karim Sartori, alla sua seconda gara in assoluto sulla Formula Renault e subito in evidenza fra i protagonisti del tricolore ed in rimonta in gara 2. Sartori si è migliorato tra prove e gare dove ha usato delle gomme nuove. Con la settima posizione assoluta dietro al neocampione Napi, il veronese Franco Bertò su Renault F Monza ha concluso primo della E2M 1006, difendendosi innanzitutto dalle insidie del fondo scivoloso. Ottavo Stefano Falcetta su Norma M20, con cui si è assicurato il primato in gruppo CN in gara 1, mentre un'altra sorpresa è arrivata in nona posizione con il bolognese Manuel Dondi sulla sviluppatissima Fiat X1 9 di gruppo E1. Il campione slalom è sempre più attratto dalle salite che guarda con interesse per la stagione 2015. Il milanese Stefano Crespi, in crescente sintonia con l'Osella PA21S, ha completato la top 10 assoluta al secondo posto di gruppo CN, proprio davanti al campione Magliona. Il campione italiano gruppo GT Roberto Ragazzi ha concluso il suo brillante CVM con la doppia vittoria al volante della Ferrari 458. Il padovano di Super Challenge, imprendibile sul tracciato veneto, ha preceduto nella generale di gruppo la new entry di categoria, il bresciano Nicola Novaglio, che ha pagato l'esordio al volante della Porsche 997 del AC Racing, con cui è annunciato protagonista del 2015 e ha rimontato in seconda posizione in gara 2 su Bruno Jarak, anche lui in gran spolvero alla gara di casa con la seconda Ferrari 458. In gruppo E1, oltre alla bella sfida per il titolo, non sono mancati gli appassionanti confronti per il podio e tutte le altre categorie. Secondo posto per il pesarese Marco Sbrollini, molto incisivo a pedavena con la Lancia Delta, con cui ha seguito il neocampione Nappi e preceduto il vincitore di classe 2000, il siciliano Daniele Amato su Opel Astra GSI. Per il trapanese pre-start movimentato per la rottura del cambio, riparato a tempo di record grazie all'intervento di alcuni appassionati amici e piloti del luogo. Dietro lo sfortunato Giuliani, l'infuocata battaglia per la classe 1006, in cui ha avuto la meglio l'esperto veneto Michele Ghirardo, con la Honda Civic tallonato sul filo dei centesimi di secondo da Tiziano Turrin su Citroën Saxo e dall'ascolano neovincitore della Coppa 1006, Valerio Lappani, anche lui su Citroën Saxo. In classe 1004, altra affermazione per il reatino detentore della Coppa 2014, Bruno Grifoni sulla Peugeot 106. Colpo di scena anche in gruppo A, quando in gara 1 il neocampione altoatesino Rudy Bicciato non ha preso il via per un errato montaggio di gomme sulla Mitsubishi Lancer. Poi in gara 2 l'alfiere della scuderia Mendola ha ottenuto il primo tempo di gruppo. Successo in gara 1 e nell'assoluta per l'esperto driver di casa Ivano Cenedese su Renault Clio, che ha duellato con il bravo e più volte campione trevigiano Romi, tornato al volante dell'Honda Civic Type R, seguito sul podio dal trentino della Pintarelli Giancarlo Graziosi su Peugeot 207 Super 2000, che ha rimontato in gara 2 sulle tenace aquilano Serafino Ghizzoni, che per pedavena è tornato al volante della vettura giapponese in luogo della Renault Clio usata durante la stagione. In classe 1006 primato delle driver della Destra 4 Paolo Gilli su Citroën Saxo.
In gruppo N lotte di vertice riservate alle potenti Mitsubishi con il successo dell'udinese della Friuli 1956 Michele Buiatti, l'ingegnere friulano che dopo lo spettacolo offerto in prova con numeri acrobatici ha aggiustato il tiro sulla Mitsubishi Lancer ed ha portato il suo affondo con la consueta abilità in entrambe le gare. Secondo tempo per il Trentino di Sorrento, Antonino Migliuolo, sempre più soddisfatto del costante sviluppo della sua Mitsubishi Lancer, con cui ha preceduto il sempre verde e rimontante Lino Vardanega, che non ha osato sui tratti umidi in gara 1 con la sua Mitsubishi Evo 10, dopo il contatto che in prova gli era costato lo stop. Ritiro del salernitano Giovanni Del Prete, il portacolori Rubicone Corse rientrato a Pedavena dopo un anno di sosta, che ha ottenuto un ottimo terzo posto in gara 1. Sotto al podio il vincitore della classe 2000 Christian Ronchi su Honda Civic Type R per i colori della Red White, seguito dal primo di classe 1006 l'esperto piemontese Giovanni Regis su Peugeot 106. In gruppo Racing Start in testa il neocampione Ivan Pezzolla, seguito nella generale da Oronzo Montanaro, entrambi con le Mini Cooper S. In gara 2, secondo tempo per il sempreverde bergamasco Mario Tacchini, anche lui su Mini, terzo nella generale, seguito dal migliore della RS Massimo Fabiane, il veronese primo di classe 2000 delle auto aspirate con la Honda Integra, vettura che ha regalato al veronese diverse soddisfazioni con cui il driver si è sempre distinto ad ogni partecipazione. In classe R3, primato delle pugliese Angelo Loconte su Peugeot 106. Cala al sipario su una delle più avvincenti ed incerte stagioni del tricolore montagna, la Serie A ci sempre più protagonista, che sa sempre regalare emozioni e grandi sorprese.